Siamo in questa occasione a parlare appunto della rigenerazione urbana, della legge urbanistica che fa capo appunto alla legge regionale 24 Emilia Romagna del 2018 che ha pianificato il contenimento del consumo del territorio e il progetto di legge per la rigenerazione urbana del territorio costruito attuale. Un riferimento che porta a una completa rivoluzione di un concetto dell'edilizia urbanistica in prospettiva, quindi non più nuove zone da urbanizzare, ma l'intervento sul costruito, soprattutto sul costruito attempato, per il contenimento dei consumi energetici, per la rigenerazione e la sicurezza dei fabbricati e delle persone. Naturalmente questo tema fa capo anche a leggi sovraordinate come il DPR 380 e il DM 1444 nazionali, avendo anche il ruolo di segretario tecnico per la revisione del 380 a livello romano. Il ragionamento va appunto esteso ad una completa pianificazione nuova della DPR 380 del 1444. È difficile poter concludere il progetto di rigenerazione urbana se non vengono tolti gli ostacoli, se non vengono superati i concetti obsoleti che in queste leggi sono attuali e ancora non superati. C'è un lavoro a livello nazionale che è in corso con sempre l'ausilio della rete delle professioni tecniche, quindi degli ordini professionali che sono stati coinvolti a livello del governo in tavoli nazionali. Il lavoro è in corso, è complicato, crediamo di poter arrivare ad una conclusione di questo lavoro nell'arco dei prossimi mesi, speriamo entro la metà dell'anno prossimo che il nuovo testo sia realizzato. È necessario che l'applicazione delle leggi sia il più omogenea sia a livello regionale che a livello nazionale.